il fiato mormorò, non passa lo straniero. E ricordiamoci di quella che è la condizione di vista dei soldati su tutti i fronti. Soldato, direi che in condizioni normali può avere un unico vero amico, il fucile, perché il fucile è quello che gli consente o di vivere o di morire. Possono esserci dei buoni vicini in trincea e fuori, però molto spesso si tratta di amicizie estremamente aleatorie ed effimere. Un momento il vicino c'è, il momento dopo il vicino non c'è più. Compagni di vita del soldato, soprattutto in trincea, due sgradevolissimi, i topi e le pulci. Questi se li porterà presso per tutta la vita in trincea durante tutti gli anni di guerra. E per quello che riguarda la presenza delle truppe italiane sul Carso, beh, qui abbiamo una vastissima gamma di come si muore sul Carso. Sul Carso si può morire per un colpo di fucile, per una raffica di mitragliatrice, si muore sul Carso perché arriva la scheggia di granata, si muore sul Carso perché la granata che esplode fa schizzare in giro delle schegge di pietra che sono micidiali come i proiettili, si muore sul Carso per il caldo. Il soldato italiano ha a disposizione un'unica divisa, una divisa soltanto per tutte le stagioni, in panno pesantissimo. Qui possiamo avere delle temperature che superano i 35 come sono delle temperature che vanno a meno 20 e si muore anche di freddo, quindi si può anche morire di sete, perché sia il soldato italiano e anche quello austriaco hanno una borraccia da mezzo litro d'acqua. Si può morire anche di paura. Si muore di paura perché c'è chi preferisce suicidarsi piuttosto di uscire dalla trincea ad affrontare l'attacco. E si muore anche di fame. E questo avviene quando? Avviene con Caporetto. Dopo Caporetto ormai soprattutto l'Austria-Ungheria è ridotta alla fame, come popolazione e come esercito. Esiste un terrificante disegno politico militare che vuole evitare a tutti i costi le diserzioni in massa, ovvero il soldato che si dà prigioniero va in un campo di concentramento, non corre più pericolo di essere colpito. E allora che si fa? Si evita che a questi soldati presi prigionieri arrivino i pacchi viveri sia della famiglia che della Croce Rossa. Ci sono i morti di fame, letteralmente. E quindi questa è una guerra sciagurata, perché è una guerra condotta ancora da generali vecchi, da generali che avevano fatto le loro ossa semplicemente sui testi che hanno origine nelle guerre risorgimentali o peggio ancora in quelle napoleoniche. Si passa ancora a quelli che sono gli attacchi frontali e si va all'attacco contro le mitragliatrici tagliando i reticolati, e sono svariati gli ordini di reticolati che devono essere superati, e si cerca di superare questi ostacoli come? Anche con mezzi nuovi, se vogliamo. Ecco, dopo che si è provato a tagliare i reticolati, dopo che si è provato a farli saltare infilandoci sotto tubi d'esplosivo, si giunge a quella che è un'arma nuova ma vecchia nello stesso tempo, la bombarda. Cos'è la bombarda? È semplicemente un tubo molto semplice, molto economico, che ha un unico scopo, non ha necessità di essere particolarmente preciso, anche perché il bersaglio è rappresentato da svariati ordini di reticolati, quindi un bersaglio difficilmente non colpibile. La bombarda nasce proprio con questo unico scopo, di scaraventare su questi reticolati una quantità enorme di reticolati in modo da aprire i varchi. Però dall'altra parte continuano a esserci le mitragliatrici. Un buon fuciliere riesce a scaricare i suoi 10 colpi, parliamo del soldato inglese, in poco più di 45 secondi. In un minuto la mitragliatrice spara 400 colpi. La mitragliatrice diventa l'arma eccellente o l'arma di eccellenza come arma difensiva. E la si va ad affrontare mandando avanti in linea, siamo proprio alla pazzia pura, 500 uomini, per esempio, su due linee, gestiti o portati all'attacco da un sottotenente o da un aspirante. Chi sono gli aspiranti, chi sono i sottotenenti? E sono quei poveracci che riescono ad incrementare quella che era una quantità, direi, irrisoria degli ufficiali presenti all'inizio della guerra, poco più di 16.000. Alla fine della guerra gli ufficiali saranno più di 160.000. Bisogna trovare questi ufficiali che gestiscano questa massa enorme di soldati. Come? Con un'unica, direi, unica condizione. Chi è in condizioni di avere l'età giusta e ha
una pagella che dimostra che ha superato brillantemente una prima superiore, è in grado di seguire un corso allievi ufficiali. Lo mandano a fare 3 mesi di corso, dopodiché è un corso quasi completamente teorico, dopodiché lo mandano in prima linea con una stelletta che non è quella tipica del sottotenente. Se sopravvive, lo passano al grado di sottotenente. Se non sopravvive, o meglio, se non dimostra di essere capace, lo rimandano a scuola, lo rimandano di nuovo in linea, e a questo punto i casi sono 3. O diventa sottotenente, o torna a fare semplicemente il soldato, oppure va sottoterra. Forse abbiamo già accennato al fatto che ci sono 65 milioni di soldati che combattono su tutti i fronti. Dobbiamo ricordare che di questi 65 milioni ce ne sono almeno 20 che moriranno in combattimento e ce ne sono altri 20 che in seguito o a combattimento, ferite o a pandemia, a suo tempo si parlava del colera, a suo tempo si parlava anche della spagnola, non ritorneranno più a casa. Per quello che riguarda i termini numerici, l'Italia mette in campo più di 5 milioni e mezzo di uomini. Di questi, almeno 680.000 non torneranno a casa, almeno 1,5 milioni tornerà a casa o mutilato o invalido. Come osservazione, per quello che riguarda i mutilati, ricordiamoci che il 50% di quelli che dovevano subire amputazioni morivano. Il fiato mormorò, non passa lo straniero.